Si torna con i book tag. Quanto tempo era che non facevo un book tag su questo canale? Mi è venuto in mente che ce n'è tantissimi di book tag che riguardano la primavera, dato che è un po' il tema di questo mese, ecco. Direi di cominciare con lo Spring Book Tag che ho trovato sul blog di Orientalove, che vi lascio ovviamente qua sotto in info box. E cominciamo, è tutto ispirato ai fiori, è un sacco bello. Primula, Giovinezza, il primo libro che ti ricordi di aver letto. Allora, qua ho dovuto chiedere aiuto a mia mamma perché io ho dei ricordi nitidi di alcuni libri, ma ero già più grandina e ho un ricordo chiarissimo di un libro che poi non ho più ritrovato, lo volevo rileggere quando ero già più grandina, però probabilmente era stato dato via. Lettere a Pimpa. La Pimpa è stata un po' la mia tutor per la lettura perché sono stati i primi fumetti che ho iniziato a leggere da sola e questo sono sicura, però qua di libri si parla. E quindi mi è venuto in mente questo libro, ma ho chiesto aiuto a mia mamma e mi ha confermato che uno dei primi libri che ho letto è un libro di fiabe di un'edizione che aveva un ologramma in copertina. Adesso io non mi ricordo bene di che marca, non so neanche se riuscirò a farvelo vedere qua in foto perché non ho ricordo di questa cosa, però sicuramente è stato un libro di fiabe. Avevamo una collana che poi abbiamo regalato alla biblioteca quando siamo cresciuti, Metapina, perché adesso la rivorrei in mano solamente per risfogliarla e ricordare insieme a questi libri. Tulipano, dichiarazione d'amore. La storia d'amore che ti ha fatto sognare. È la storia d'amore narrata in Resta anche domani di Gail Forman, che ho in questa edizione che ho letto oramai penso 4 anni fa. Ho letto sia questo che ovviamente il seguito, che resta sempre qui. Questa storia d'amore mi è piaciuta tantissimo, sia nel film che è stato tratto da questo romanzo, sia ovviamente durante la lettura. La storia di Mia è bellissima. Il finale, diciamo che è un po' opinabile. Però la storia d'amore è sicuramente una delle più memorabili che ho mai letto, quindi lo rileggerei sicuramente volendo andare a sognare appunto su una storia d'amore. Fresia, mistero e fascino. La storia più misteriosa. Ho un ricordo assurdo di questo libro, La gemella silenziosa di S.K. Tremain. Questo romanzo è uno di quelli che mi ha lasciato di più col fiato sospeso per quanto riguarda appunto il mistero celato dietro a queste due gemelle, dietro a questa donna madre delle due gemelle e dietro in generale alla famiglia che si trova in Scozia, che vive un po' appunto questo giallo, questo thriller misteriosissimo. Quindi questo è sicuramente il libro più misterioso che ho nella mia libreria. E che se volessi dell'aura di mistero andrei a rileggere. Lavanda, diffidenza, un libro che non ti ispirava ma che poi hai divorato. Ve ne ho parlato di recente nel 5 per un autore di dicembre dedicato ad Astrid Lindgren, Rasmussen e il vagabondo. Se vi ricordate, vi avevo raccontato che questo libro, ereditato dalla mia mamma, era uno di quei libri che mia mamma cercava di farmi leggere ma che io assolutamente non volevo leggere, che da piccola abbandonavo dopo tipo 10 pagine ogni volta. Invece, rileggendolo, me lo sono letteralmente divorato perché appunto ho trovato che la storia fosse molto profonda, molto bella, scritta benissimo e mi ha fatto piangere, mi ha fatto emozionare, insomma, l'ho letteralmente divorato, quindi è stata una piacevole sorpresa, lo rileggerei sicuramente. Narciso, Vanità, un libro che ti vanti di avere letto ma che in realtà non hai mai concluso. Non ne avevo da farvi vedere perché in realtà io sono molto onesta con me stessa. E se un libro non mi piace, sicuramente non vado a dire in giro l'ho finito, l'ho letto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, perché di solito se lo abbandono, poi lo abbandono e basta, non lo rileggo più. Al massimo potrei parlarvi di libri che ho finito e che dico di leggere, ma che in realtà non mi sono piaciuti, ma comunque, ripeto, sono molto onesta con me stessa e con gli altri, quindi non vado in giro a dire bugie, se un libro non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, punto, indipendentemente dalla fama. Margherita, Semplicità, un libro semplicemente meraviglioso che vuoi consigliare. Ragazzi, cioè nel momento in cui ho letto Margherita, mi è venuto subito in mente Margherita Dolce Vita, ovvero il mio tesoro, il mio libro preferito in assoluto, da sempre, da una quindicina a tutti sicuramente. A parte il fatto che ci sia l'analogia Margherita Margherita, però in generale è un libro appunto, ripeto, semplice. In apparenza, poi in realtà andandolo ad analizzare scopri che ci sono un sacco di tematiche bellissime. Mi sono sempre trovata molto empatica con questo libro per la sua semplicità di scrittura, per la semplicità con cui viene narrata una storia in realtà molto complessa. Quindi niente, questo ve lo consiglio assolutamente. Tra l'altro in questi giorni hanno commentato la mia vecchissima recensione di 5 anni fa che avevo fatto su questo libro.
lo rivedremo sui nostri schermi sicuramente perché lo devo rileggere per la 500.000esima volta e magari ne verranno fuori delle riflessioni ulteriori perché ogni volta che lo rileggo scopro delle cose nuove, quindi bellissimo, mamma mia, io quanto adoro questo libro. Iris, buona notizia, un libro che ti ha messo di buon umore. Se di buon umore si parla, non posso che nominarvi Sofì Kinsella, in questo caso Sai tenere un segreto, di cui ho visto il film recentissimo su Prime Video. Tratto appunto dal romanzo. Vi avevo detto in uno dei wrap up dove appunto avevo visto questo film che il film è perfettamente attinente con il libro, tant'è che io quando lessi questo libro la cosa divertente che mi ha fatto divertire molto di questo libro era che vedevo letteralmente il film di questo libro perché la Kinsella è famosa tra virgolette per questo stile che ricalca proprio la classica commedia romantica americana, quindi nel leggerlo mi sono divertita moltissimo a immaginarmi le scene che poi effettivamente ho rivisto nella pellicola. Kinsella è assolutamente una garanzia quando si vuole ridere di gusto, fa delle battute bellissime, ha uno stile scorrevolissimo, ridi delle sue protagoniste, ti senti empatica, insomma. Super divertente e mi sentivo di nominarla in questo tag. Camelia Rosa, Nostalgia, una serie di libri che ti dispiace sia finita. Il domani che verrà di John Marsden. Allora, io mi sono innamorata del film. Il film tratto da questo romanzo è uno dei miei film preferiti. Il romanzo è australiano ed è l'unico volume che è stato tradotto, quindi in realtà non è finita la serie, o meglio, credo sia finita ad oggi, però all'epoca in cui lessi questo romanzo, scoprì che faceva parte di una serie di 7 libri. Serie di 7 libri che però non è stata tradotta integralmente, è stato tradotto solo il primo volume. Io ho anche scritto alla casa editrice per sapere se sarebbero state tradotte le versioni, i volumi successivi, ma in realtà non è mai successo perché probabilmente in Italia è stato un po' un flop, però in Australia pare che abbia avuto un discreto successo, quindi mi ha roso il fegato questa cosa perché anche il libro è meraviglioso e avrei tanto 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 voluto leggere i volumi successivi. A questo punto io penso che più avanti, quando mi verrà voglia di riaddentrarmi in questa serie, sicuramente andrò a cercarmi le versioni inglesi dei volumi successivi. Io penso che non sia mai stata tradotta e mi dispiace tantissimo, è un po' come se si fosse interrotta per quanto mi riguarda, perché io non sono una che legge in inglese molto volentieri. Questo mi dispiace veramente tantissimo. Giglio, Purezza, un libro per bambini che però non è da bambini. Coraline. Io mi ricordo che quando lo lessi, il primo pensiero che ebbe fu: questo dovrebbe essere un libro per bambini, tant'è che ci hanno tratto un film d'animazione, ma in realtà il libro è inquietantissimo, non è per niente da bambini, o perlomeno è per quei bambini a cui piace l'horror, a cui piace il thriller e via dicendo, bambini insomma con dei gusti un po' particolari, perché veramente io l'ho letto che avevo già 20 anni e mi ha inquietato, quindi io non oso pensare a un bambino che magari vedendo il cartone dice: ah, voglio leggere il libro, e si ritrova tra le pagine di questo libro. Brividi, assolutamente, però bello, bellissimo questo libro. Viola, Rinascita, un libro che ti ha dato speranza. Qua mi è venuto subito in mente quel momento terribile a fine quarantena che ho vissuto, di cui vi ho parlato, diciamo, a spizzichi e bocconi, per il quale avevo bisogno assolutamente di positività e quindi sono andata a prendere Pollyanna di Eleanor Porter. Questo libro regala assolutamente tantissima speranza, tantissima positività, soprattutto perché la protagonista Pollyanna è proprio Maina Gioia incarnato. Quindi ecco, se volete della speranza, volete della positività, dell'ottimismo, volete ritrovare un po' le gioie della vita, ecco, questo è assolutamente un libro consigliatissimo. Ed eccoci alla fine di questo tag, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le vostre risposte qua sotto nei commenti e se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto. Se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se volete supportarmi ulteriormente, cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo giovedì 8 aprile con Gio Consiglia, invece ovviamente il prossimo tag sarà il 6 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!